Un giro d'Italia in bici in cui saranno raccontati i libri e le storie della casa editrice barese Jazeera Scritture. A idearlo l'editore Cristiano Marti. Vediamo. I libri fanno viaggiare con la fantasia e non solo. A volte mettono in viaggio per davvero e quello che accadrà con il Jazeera d'Italia, progetto ideato da Cristiano Marti, editore e appassionato ciclista, che dal 14 al 27 giugno, in sella ad una bici, attraverserà lo stivale da Annoi Cattaro, in provincia di Bari, a Garbagnate Milanese per raccontare la storia della sua casa editrice, Jazeera Scritture, con libri e autori e autrici. Così saranno messe in rete 14 città, 6 regioni e 11 librerie indipendenti. Il libro è un ponte di suggestioni, è un ponte di incontri e quindi qualsiasi storia diventa un tramite per fare dei percorsi insieme, appunto, per ritrovarsi nelle idee, per condividerle e dibatterle. Ecco, questo è fondamentale. Quale messaggio porta con sé questa iniziativa? L'iniziativa è quella di, il messaggio è quello di incontrarsi e fare rete. Dopo i 2 anni di pandemia che abbiamo avuto, ma voglio dire, non c'è bisogno di una pandemia per realizzare una necessità del genere, c'è bisogno di incontrarsi, di riconoscersi e di piacersi. Ecco, la necessità di fare un cammino insieme, ecco, questo è importante. Jazeera Scritture è una casa editrice che, tra virgolette, vuole stare sul pezzo. I libri della mia casa editrice parlano di attualità sociale e lo fanno a diverse latitudini, sia per adulti che per bambini, sia nella narrativa che nella saggistica, e in questo modo il Jazeera d'Italia, ecco, si ricollega appunto sul tema dell'attualità, perché la Jazeera Scritture vuole essere una casa editrice presente sul territorio e sui territori.